Ciao, questo è un video di magia, dove le parole lasciano posto alla tua immaginazione. Chiudi gli occhi. Siediti comodamente. La pace dentro di te. Lascia il tuo corpo fermo, lascialo posarsi dolcemente su quella sedia, quel divano o quel letto. Lui ha voglia di riposarsi, ha voglia che lo lasci in pace, ha voglia di essere rispettato, amato curato. Allo stesso modo che tu hai voglia di essere amato, rispettato, curato. Ebbene, io ti dico che ci sono pochi corpi che sono amati, rispettati e curati. In questo preciso momento il mio sentire va a questo corpo, tramite il quale le mie parole si esprimono. Una gratitudine avvolge il mio corpo. Sono grato, caro mio corpo, per averti con me, per essere tuo ospite. Sono dunque grato a chi ha costruito questo corpo durante nove mesi di gestazione e successivi anni a base di vari nutrimenti e sopra ogni cosa a base di stabilità e di equilibrio. Che quando vengono a mancare in una famiglia, in un bambino, poi i momenti duri che attraverserà questa persona saranno ancora molto più duri che se invece fosse vissuto nella stabilità e nell'equilibrio. Ognuno può definire il termine di equilibrio e stabilità, per me è un queto vivere. Un vivere dove quel bambino, quella bambina trovano uno spazio che li protegge, che li accoglie. Detto questo. Sembravo quasi un po' serio. Grazie corpo mio. Grazie amato corpo. Perché se sono qua oggi, lo devo anche a te. A volte sono stato un po' tremendo con te. A volte... A volte tu lo sai come sono stato. Ma ora da oggi decido di darti il meglio. Il meglio del rispetto, dell'amore e delle mie cure. Ho voglia di camminare con te, in te, ancora per centinaia di anni. Se mi prendo cura di te, mi prendo cura di me, allora anche tu prendi cura del tuo corpo, fai qualsiasi cosa che per te è segno di gratitudine nell'azione verso il tuo corpo chiedi a lui chiedi a lui cosa gli farebbe piacere in uno stato di quiete, di silenzio Dopo aver fatto un paio di espirazioni profonde, porta l'attenzione su tutto ciò che ti circonda e quando senti dopo qualche minuto Che è arrivato il momento. Chiedi, amato corpo, cosa ti farebbe piacere adesso in questo momento? Dimmelo tu. Lo so che mi stai ascoltando. Allora, dammi un'indicazione. Oggi io sono pronto e desidero, se mi dai il permesso, parlarti, raccontarti tante cose che fino ad oggi non ti ho mai detto, di quel giorno che, di quell'altro che mi dispiace. Oppure sei stato forte, ce la siamo cavata. Senza di te cosa avrei fatto? Ognuno poi utilizza la sua formula, ma questo per me è un enorme gesto d'amore, che creerà tanto amore per te, te stesso. Che porterà un grande beneficio al tuo corpo, che si sentirà di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno sempre meglio. Fallo regolarmente, all'inizio una volta alla settimana, e poi per tutta la vita, almeno una volta al mese. E poi un giorno ci saranno i risultati. È già, è già tutto scritto, tutto fatto. Io ti abbraccio, ti auguro una buona comunicazione con il tuo corpo. un'azione comune una condivisione sempre più forte tra te e lui lui e te sono molto felice se metti like al video se ti iscrivi al canale così facciamo crescere questo canale che secondo me dovrebbero vedere in tante più persone. Non milioni perché forse quello fra 50 o 100 anni, se non 200. Ma comunque qualche migliaio in più. 5000 5000 Guerrieri d'amore Ciao, Hauk.